sa se il nostro prossimo ospite, una straordinaria attrice, ma anche bravissima a fare le imitazioni, chissà se lei, Antonella Elia, ce l'ha nel suo, diciamo, portfolio, nel suo ventaglio di imitazioni. Sto parlando di Liliana Fiorelli. Ciao Liliana! Ciao Elena, grazie mille per avermi Liliana, ti invitata. sentiamo? Eccoti! Eccoci, mi senti? Eccoti! Bene. Sì. Abbiamo un po' di ritardo nel collegamento, ma ce la possiamo fare. Lo spero, piano piano, non c'è fretta, non c'è fretta. Esatto. Senti, Antonella, tu sei una straordinaria attrice, ci hai regalato tantissime imitazioni, tra cui ovviamente è nel cuore di tutti gli spettatori del mondo calcistico e della Rai, ovviamente c'è Giorgina Rodriguez, ma c'è anche Virginia Raggi. E quindi vi chiedo, Antonella Elia, c'è? Ti manca? Ti interessa? Allora, io mi preoccupano le ore di trucco, diciamo così. Non la sto vagliando per questo motivo, però chi si avventura è bravo, ha tutta la mia stima, ecco, perché il materiale c'è. Com'è che scegli? Questa è proprio una curiosità mia. Come scegli il personaggio, a cui fare appunto l'imitazione, no? Ti basi più su magari degli atteggiamenti fisici, su un modo di dire? Allora, Elena, grazie per la domanda perché in realtà non è così scontata, nel senso che prima di tutto il modo con cui pongo per la scelta di un personaggio è di certo individuare dei personaggi innanzitutto femminili che siano di potere. Quindi i personaggi mai sparare sulla Croce Rossa, non sarò mai un interprete di personaggi per svilirli o per insomma, leaderli, devono essere personaggi femminili di potere. Quindi innanzitutto dare visibilità a donne della politica, della musica, dello spettacolo, forti, felici e sicuramente che hanno poi delle debolezze, delle fragilità che magari riesco a cogliere come vicine alle mie. Perché quello è il bello del personaggio, poi quando è famoso e noto, no? Che ha molta visibilità e quindi gli scivoloni, le debolezze, le fragilità sono più succose da cogliere. Quindi sicuramente deve essere un personaggio molto sulla cresta dell'onda, ma con qualche tallone d'Achille. Infatti Giorgina è una donna assolutamente molto forte, di carattere, è una grandissima imprenditrice, poi insomma ecco, per stare a fianco di Cristiano Ronaldo e appunto gestire anche, no, tutto ciò che vuol dire, che porta l'immagine di Cristiano Ronaldo, ce ne vuole, poi comunque è anche imprenditrice di se stessa, se non sbaglio ha un brand d'abbigliamento, quindi è veramente... Sì, insomma, è una ragazza, qui ricordiamoci che ha 26 anni, insomma. Insomma, ricordiamolo sempre, a 26 anni magari c'è chi è ancora con tutto il bene, io pure, no? Dovevamo ancora laurearci, quindi insomma, come dire, mai giudicare con troppa fretta, in questo caso, personaggi che possono avere delle fortune, perché sicuramente la cara Giorgina, come altri personaggi, hanno avuto delle fortune, però le sanno sfruttare al meglio, a mio parere. Assolutamente, anche, ricordiamoci anche Elettra Lamborghini, Monica Bellucci, Giorgia Meloni, quindi insomma, veramente sei andata a toccare donne anche molto diverse fra loro. Sì, è quello proprio cercare di restituire veramente un'universalità, ma io vorrei molte più donne di potere per poterle imitare. Io dico, le cantanti famose sono poche, le politiche famose sono poche, ce ne vorrebbero 100 in più per poterle poi parodizzare. Questo, diciamo, è l'incentivo che posso offrire per supportare la causa femminile. Donne, fatevi avanti, fatevi Esatto, fatemi prendere in giro. sentire. Nell'attesa di rivederti ovviamente in TV, appunto a quelli che è il calcio, ultimamente è uscito anche un film in cui sei presente, sei protagonista, che purtroppo appunto vista la pandemia, visto il Covid e tutto quanto, non è uscito direttamente in sala, ma è andato direttamente in streaming e sto parlando di Il Regno. Mi racconti Esatto. un po' questo film, questa chicca e con degli straordinari compagni di viaggio?
Sì, allora il mio ruolo, diciamo, secondario, fondamentale per il racconto, ma secondario nel senso che le attrici protagoniste sono Fotini Peluso e Silvia D'Amico e gli attori protagonisti Stefano Frese e Max Tortora. È un film ambientato nel Medioevo, sostanzialmente nell'epoca attuale muore un re di un piccolo regno costruito in provincia in cui gli interi abitanti vivono come se fossero in una reale cittadella di qualche secolo fa, morendo lui c'è bisogno di trovare l'erede. L'erede è il figlio naturale che però nella vita attuale è uno scalcagnato, insomma, tifoso, diciamo, dedito a una vita di quotidianità, diciamo così, che si ritrova investito di un ruolo di regnante in cui si troverà catapultato in quelle che sono le contraddizioni del potere, vizi e virtù di quello che ne consegue. Ma devo dire che ci sono delle linee di commedia veramente rare che ricordano la Bella Commedia, anche un po' Troisi, insomma, Lello Arena. La coppia poi di Max e Stefano è veramente imperdibile e soprattutto ci tengo a sottolineare che la regia di Francesco Fanuele, questo lungo prodotto da Fandango, è su tutte le piattaforme, quindi lo potete vedere dovunque, comunque, in verticale, in orizzontale, sul divano, al mare, ovunque, proviene da un pluripremiato cortometraggio prodotto dal Centro Sperimentale che ha avuto una bella sequela di premi, tra cui anche il Festival di Venezia. Da questo cortometraggio è diventato un lungo. Non succede spesso, quindi è un incentivo anche a fare dei bei cortometraggi. Quindi è una bellissima storia, infatti, hai fatto bene a raccontarla per intero perché insomma il passaggio non è detto che se uno fa una cosa piccola di durata, intendo dire, no? Appunto un cortometraggio, poi non possa esserci un ulteriore sviluppo, un'ulteriore storia e un'altra vita per questo racconto. Quindi invitiamo tutti quanti a guardare Il Regno perché appunto è una commedia molto divertente e secondo me c'ha dei punti anche molto attuali perché poi quando si parla di essere investiti, di avere un potere, di ritrovarsi tra virgolette con un potere, a doverci fare i conti, ecco, è qualcosa di molto attuale. Devo Sempre. adattare una storia per renderla ancora più attuale. È un escamotage anche narrativo, no? Ambientare le storie qualche secolo fa per essere ancora più incisivi nell'attualità. Assolutamente, è vero. Mentre sempre recentemente, cioè è un periodo straordinario questo per te, perché insomma ci sono tantissime cose. È vero, è vero. Ti ringrazio che non mi stai chiedendo com'è andato il mio lockdown. Io ti ringrazio, Elena. Non ne possiamo più di questa domanda. Come vuoi che sia andato il lockdown? Col pigiama, a mangiare i surgelati, a sentire gli ex. È andato malissimo per tutti. Quindi ti ringrazio, scusa. Sentire gli ex Ho pure, preso troppa presa, ti ringrazio perché non me l'hai chiesto. Ecco, questa è una cosa bellissima, ti fa onore. Se avessi la clac, applaudiremmo tutti insieme. basta, cerchiamo di lasciarlo alle spalle ormai questo lo sento anche perché le notizie che si sentono in televisione adesso, no, riparlano poi appunto di emergenza estesa, di contagi che stanno piano piano risalendo, quindi chi lo sa cosa accadrà dopo l'estate? Godiamoci questi momenti, intanto, Esatto, ecco, parliamo di cerchiamo cose di essere belle, è vero. positivi, no? Cerchiamo di essere positivi con attenzione, insomma, ecco, con testa, non trascuriamo niente, magari poi, ecco, riusciamo a sfangarla definitivamente, chi lo sa. Però, appunto, ritornando a te, rimaniamo in tema perché si intitola Giorno Zero e quindi potremmo dire che siamo arrivati a un giorno zero di ripartenza totale, ovviamente, ed è uscito proprio il tuo primo singolo il 26 giugno, quindi sei entrata, diciamo che dopo aver fatto Elettra Lamborghini appunto con l'imitazione, invece sei andata anche tu nel mondo della musica e sei uscita con questo singolo. Ma chi me l'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? Ovviamente si scherza, è una scelta di cui sono felicissima, anche orgogliosa perché è nata grazie a un circolo virtuoso di belle persone che lavorano nella musica da decenni. Parlo di Alessandro Forte, dell'etichetta di Rivoluzione Dischi, che insomma, Alessandro tra gli altri produce Aiello, Galeffi, Gazzelle, Scrima, Valucra, insomma tutti artisti di cui io sono la prima ad essere fan. Ed è stato veramente un miracolo da film americano, cioè.
Io avevo fatto questa canzoncina durante il lockdown, il famoso lockdown di qui sopra, con l'ukulele, scritta un po', insomma, desiderosa di riscoprire questo concetto di felicità, no? Questa felicità tanto sbandierata, questo hashtag happiness, no? Che viene sempre un po' utilizzato come slogan, ma cosa sono realmente, quali sono le immagini che ci raccontano una felicità quotidiana, no? Che ci fanno percepire lo stare al mondo. E quindi, insomma, ho trovato le mie, ho scritto questa canzoncina, l'ho buttata giù su una nota audio, l'ho fatta sentire tra gli altri anche ad Alessandro Forte, e Alessandro Forte metaforicamente mi ha battuto il 5 e ha detto: Lilli, abbiamo qualcosa di bello tra le mani. Io, in che senso? E sì, ci siamo chiusi, insomma, in studio, e mi sono fidata assolutamente della sua produzione creativa, è uscita fuori questa canzone pop che mi rende piena di felicità, e quindi sono contenta poi di irradiarla. Ma tu la sognavi, appunto, diciamo, di intraprendere anche il percorso artistico nel campo della musica? Cioè, oppure in realtà è un qualcosa che è venuto man mano, andando avanti, diciamo così, no? Appunto, parallelamente alla carriera d'attrice? Guarda, io, ritrovando un vecchio diario di quelli col lucchetto della seconda elementare, io avevo trovato scritto pure, detto: io da grande voglio essere Jovanotti e cantare serenata rap. Io poi non lo so perché non lo ricordavo, non so se non ero in me, ho avuto una sorta di disforia di genere, io non lo so che cosa è successo, però avevo questa cosa, effettivamente ho ricollegato poi, al di là dell'episodio e delle immagini così di desiderio di bambina, in realtà la musica non mi è mai abbandonata. Io poi sono la chitarra, gli strumenti li suono da mancina, quindi è sempre stata una grande conquista riuscire a trovare delle chitarre giuste per me, fare la muta da sola a casa. Ho sempre coltivato questa passione che non mi ha mai abbandonato, infatti ho un mazzo di canzoni già scritte, già con melodia, pronte per essere rese un prodotto, insomma, carino e completo. E l'ho sempre ritrovato, non mi ha mai abbandonato la musica. Cioè, abbiamo fatto un po' di commedia e adesso semplicemente l'ho resa un'arte propria, autonoma. Quindi arriverà, visto che dicevi appunto hai un mazzo molto ampio di canzoni, arriverà anche un album? Forse, vediamo un po'. Di certo c'è proprio l'entusiasmo e la voglia di proseguire in un percorso insieme, la squadra è giusta, e credo che anche il tempo sia giusto, e quindi sicuramente ci sarà il tempo di pensare a qualcosa di più duraturo. Quindi con questa frase un po' sibillina, diciamo a tutti quanti gli ascoltatori che comunque nei commenti abbiamo messo i link a Giorno Zero per ascoltare appunto il singolo di Esordio di Liliana, quindi se siete curiosi e volete andare a sentire Jovanotti al femminile che canta serenata rap ma non è serenata rap, se volete scoprire appunto questo debutto, lo potete fare. E poi, in realtà, se no, rimanete incollati alla televisione, perché arriva proprio stasera, dal lunedì poi a venerdì, su Sky, arriva un'altra straordinaria serie che si chiama Ritoccati. Assolutamente, sono felicissima di parlare di questo piccolo grande gioiello, perché è una miniserie, ma non so come ha fatto il nostro regista Alessandro Guida a prendere nella sua scuderia uno stallone migliore dell'altro, cioè c'è Giancarlo Commare, c'è Francesco Marioni, Michela Giron, Eva Leoni, Paolo Camilli, io, insomma, proprio io sono la prima che guarda i miei colleghi in questa serie e dico: mamma mia, che bel divertimento, che bel lavoro, che bel cast. Però sì, insomma, se ne posso parlare brevemente. Certo, devi. È un prodotto, insomma, che nasce anche dalla collaborazione con il prof Basoccu, che è un chirurgo estetico di fama e di qualità, che aveva già un suo programma su Sky, e con Armando Festa e con Alessandro Guida abbiamo dato vita a quella che è una, diciamo, una narrativa di personaggi che spesso incontriamo all'interno di questi salotti di chirurgia estetica, no? Abbiamo proprio costruito dall'inizio a poi alla fine, come vedrete, dei personaggi, diciamo, dei caratteri proprio estremi e simpaticissimi, quindi molto istrionici, ma anche molto fragili, che spesso si vedono nei centri estetici. Credo che nessuno in Italia avesse mai trattato il tema, giusto, Elena?
Mi sa di no, onestamente mi sa di no. Forse il tema in qualche modo, diciamo così, della chirurgia estetica era stato affrontato in un film, mi ricordo, con Alessandro Preziosi, ma ecco, non in questo modo qui, era un film diverso ovviamente, si parlava di un trauma e quindi di una ricostruzione, di un cambiare proprio visibilmente la sua estetica e affrontare poi quindi una nuova vita. Il racconto invece delle persone così che vanno appunto in un centro estetico per i diversi motivi, i motivi più disparati, insomma, no? Per chiedere di fare dei piccoli ritocchi o delle modifiche, mi sa che non era mai stato affrontato, mi sa di no proprio. Sono curiosa. Siamo felicissime proprio perché ogni personaggio sarà veramente diverso, rappresenterà una parte di mondo che al di là poi dello studio di chirurgia è una parte della società, con le sue contraddizioni, con le sue debolezze, e sono personaggi simpaticissimi, fidatevi. A te è mai capitato di ritrovarti per qualsiasi motivo all'interno della sala d'attesa di un chirurgo o comunque non di un ambulatorio, ma comunque sia di un centro, di una clinica dove c'è anche un chirurgo. Mi stai chiedendo se sono rifatta? Mi stai chiedendo? No, che per un trauma si era rifatta al naso, lei aveva un problema, quindi doveva andare, e il chirurgo in realtà quando ha visto lei l'ha scansata e ha detto: ah, mi hai portato una nuova cliente, vieni, guarda, facciamo un naso. E io ero così, ma no, ma io no. Per cui non c'è assolutamente nulla di male, è un bellissimo modo di trasformazione di sé, come ce ne sono migliaia, tutti bellissimi. Però Elena, io ho la fobia del lago, a me mi vengono dal panico. Io già, guarda, lo sanno anche quando siamo dovuti ovviamente andare a fare il sierologico, insomma, anche per poter lavorare agilmente sul set, momenti proprio di pianto, di emozione. Io appena vedo un ago proprio, è il motivo per cui ringrazio mamma di avermi fatto così, per come sono, e rimango così fino a che duro, guarda. Però, cioè, insomma, è bellissimo il mondo, anzi... vorrei dire, insomma, il lavoro di pregio fatto su Ritoccati di Giorgia Melillo, che è una truccatrice meravigliosa, che ha saputo in particolare intervenire sul mio personaggio, che è, diciamo, il personaggio con più interventi anche visibilmente estetici. Quindi ha lavorato solo di pittorico, quindi è incredibile riconoscere delle maestranze, delle primavera che in futuro saranno proprio, spero, riconosciute ovunque in tutta Italia, che hanno saputo fare un lavoro così delicato solamente con il pennello. Giudicherete voi se sembrerò o meno una rifatta. Guarda, siccome abbiamo una clip che in esclusiva che possiamo mostrare, la facciamo vedere subito, così, insomma, ecco, diamo un'idea di quello che sarà Ritoccati, la serie. Bene. D'accordo. Vediamo, perché se riusciamo a farla partire. Questo set mi sta insegnando veramente la stima reciproca, il rispetto, il lavoro di squadra, il dialogo, la voglia comunque di stare insieme, l'amore. Ma tu guarda se ripetono. Beh, questo ovviamente era il clima tra amici, che ovviamente è bastato darci il là per poter creare questi contenuti fatti in amicizia, no? Devo dire, a parte la butade ero Maricia, era il mio personaggio che parlava, non ero io Liliana. Devo dire che davvero è stato un set super coeso, veramente di amici, in cui era difficile addirittura staccare, cioè finivamo il set e volevamo ancora stare insieme, svegliarci insieme, lavorare insieme. Quando funziona così vuol dire che proprio è stata una scommessa vinta. Viva Ritoccati, che oggi è la prima. Ecco, l'appuntamento quindi è questa sera alle 20 su Sky e su Sky 1 canale 108, vi diciamo tutto quanto, vi diamo tutte le informazioni nei commenti, ovviamente lo abbiamo scritto per ricordarvi tutto quanto, e io direi ci salutiamo e ti ringrazio tantissimo per essere stati con noi, mandiamo un'altra clip perché vogliamo, ecco, rendere ancora meglio l'idea sempre di quello che sarà Ritoccati. Io sono molto curiosa di vederlo. Bene, bene.
Liliana, io ti ringrazio tantissimo per essere stata insieme a noi e averci, insomma, ecco, aperto una porticina su tutto quello che stai facendo e sul tuo mondo. In bocca al lupissimo anche per giorno zero, e magari ci risentiamo presto, chissà se farai Antonella lì, ma faccelo sapere, ecco, insomma. Assolutamente, Elena, te lo farò sapere, ma ti ringrazio davvero, è stata veramente una piacevole chiacchierata e ci vediamo stasera con Ritoccati. Ciao Liliana, buon lavoro! Ciao. Grazie! E adesso vi mandiamo la clip di Ritoccati, poi ci vediamo dopo per i saluti. Cinque seconda. Vai. Azione. Dottore, vado a ritagliare il cervello. Io non siamo sui leggi della gravità e della scienza. Piccolo feeder prima del viaggio. Ah, aspetta, ma lo faccio che vado, così lo saprà bene. E una protesina per fezzeggiare i primi di insulina. E 20.000 followers. Ebbene, allora, insomma, lei per festeggiare i followers ha deciso di, come dire, aumentare la Gina e la Maria, diciamo così. Io vi ringrazio per essere stati insieme a me, non ho intenzione in realtà al momento di ritoccare proprio niente, anch'io come Liliana ho un po' la fobia degli aghi, per cui, ecco, sto lontana da questo. Vi ringrazio veramente per essere stati in mia compagnia. Ore 15, la puntata di oggi finisce qui. Noi ci ritroviamo mercoledì, sempre alle 15, con la prima parte dello speciale Roma e con altri ospiti e appuntamenti. Ringrazio velocissimamente la redazione, Alessandra Zoia, Alessio Malorgio, Annalita Canalella e Marta Volterra, HF4 che ha prodotto e produce ovviamente il format, e soprattutto ringrazio voi e Liliana Fiorelli per essere stati in mia compagnia, averci tenuto compagnia. Ci vediamo mercoledì, bacissimi, ciao ragazzi!